Eccoci, buongiorno a tutti, eccoci arrivati al mercatino di Agnano, aspetto Mister Omega e vediamo un po' cosa riusciamo a portare a casa. Ecco, sono Mister Omega. Vediamo un po' che cosa riusciamo a prendere stamattina. Vi ricordo che il 26 novembre a Torre Annunziata abbiamo l'evento New Old Stock. Questa gioielleria metterà in vendita 200 pezzi. Tu verrai? Sto già là. già prenotato un paio di roba oggi. L'hotel praticamente. Allora, niente. Iscrivetevi al canale, ciao. L'inverno lo odio. Tu, bello sto Dianthus. Un piano. Oh, guarda che devi, fammi vedere un po'. Buongiorno. Sabato, buongiorno. Qua stanno i ragazzi vostri. Belli questi qua. Belli veramente. Da quello là. Questi mi piacciono. Sono proprio oggi da viaggio. Pesce tricolori. Eitel. Questo è un grande Mastro Lindo. Signore e signori, la coppia vintage Mister 6119. Infatti tanto per cambiare. Bello questo. Sì. Piace anche a me tanto. E poi un Rowing. Azienda napoletana. Un cestino che ho trovato. Invece la signora. La caccio. Tu questo l'hai visto? Lupax. Dopo ti spiego la storia di questo orologio. Non la posso dire qui. Questo quadrante di questo l'hai preso da Lima. Bello questo qui. Elegante. Scusa, la caccia me la fai. No, non mi uccidere, ti prego. La caccia. È un bel finto Rolex. Guarda, questo che se gli metti un bel quadrante dentro, prego, anche automatico, prego. No? È a carica manuale. È un Braille OK. Ok, Braille. Poi pure col cinturino su. Sì, sì, ma quello è anni 90, Braille OK. 80-90. Il canale che c'è un bel nonnino esagerato. Bello, è questo? C'è l'Emania. Sarà l'Emania dentro. È bello. Bello. Complimenti. Grande Marco. Fai dell'orologio. C'è l'orologio. Hamilton Valciù 7750. Titanio, è titanio questo? No, non è titanio. Ah, è dipinto quindi. No, è argento e acciaio. Bello titanio. Questo di sì. Tassi a pompa. Bello. Molto bello. I tassi a pompa danno un tocco in più all'orologio. Andiamo dai nonnini, ma questo è troppo moderno. Rotary Lanteron 149. Rotary. Grazie. Dalle retrovie, il grande inarrestabile. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao, giusto in tempo per pagare la colazione. Grazie Enzo di essere venuto. Ho trovato l'orologio per te. Ma sono radio tagli. Sto per andare sulla Luna. Sono su Marte. Ma sono radio trasmittenti. Ma bravo sfizio. Facciamo contrattazione. Senti, ma allora una a te, una a me e una inarrestabile. Tu vai sulla Luna. Tu vai sulla Luna e. No, vabbè, quello non è. Io vengo, certo che lì.
Ciao Dalino. Capitano avete quello là originale adesso è SL Asset 4000 euro, poi la reinterpretazione. Ah, c'è la reinterpretazione. Io costa una botta chi lo ritorna. Ma proprio lei se no, capitano. È uno spettacolo. Abbiamo un po' di Seiko TV. Guarda questo Seiko. C'ha, che c'ha il movimento del, dell'LM? Può essere sì. Quadrante. Aveva anche il bracciale, ragazzi. Quadrante salmonella. Quadrante salmonella. Bello grosso. Boom e merci. Boom e merci. Oro salmone qua. Eh no, ci bloccano proprio per il copyright. Sì, il Seiko Capitan Villar Apocalypse Salvatore. Salvatore. Melongin, l'hai preso adesso? Adesso non ho chiuso il prezzo, ma l'ho preso già. Quanto vuole? Quando che faccio un po' di contrattazione? Non lo posso dire, ha detto. Riservato, riservato. Stile americano, i colori della bandiera, capito? Dell'epoca. Bravo. Cioè dell'epoca, ancora oggi la bandiera americana. I colori degli Stati Uniti. Ma incredibile. Oh, mister! Bello. Hai visto com'è bello? Bello. Visti quanti pezzi vai nei polsi? Ieri ho preso un bulo, non me l'ha giunto da prezzo. Sei il Gruen che c'hai? Sì, ho bulo, marcato New York, tutto marcato. 1920. No, adesso Filippo. Bello questo Filippo. C'è un sacco di aziende lui, napoletane. Guarda qua. Se è proprio il Bulova che usavano i gangster. No, il Gruen. Il Gruen. Il Bulova che c'aveva di là, sta là. Se il Gruen che sì, usava anni, James Bond. Anni 40. James Bond. Guarda la storia. Bello. Perfetto, ho visto. Ragazzi, io devo colore sul originale. Guarda questo vetto 77,50. Non l'ho toccato proprio. Bello questo vetto, Che prezzo il vetto? 3 carte. 300 euro. Sta anche pure il cilindro rilasciato, no? Sono... i terminali bella, è proprio è come il suo crotone, come vi apprezzate le cose d'epoca. Aspetta che arrivo, bello comunque questo vecchio taglio controllato. Il mio coso perpetuo nuovo, un fondo di magazzino. Cosa abbiamo qua? No, questo porta si fa sotto. Bel salterello. Con le mani dei contatori 369. Bello è il salterello. Ma chi lo salterello è a quarzo? Guarda il suo zanetto nuovo. C'ha pure una lente magnificatrice. Danno vetri, chi stanno. Cioè, è incredibile. E zaffiri, Capito lavorare, cioè, fare questo orologio, com'è piccolo il movimento. Questo è stato appena revisionato, perché era nuovo, però comunque rallentava un po'. Thank you.
bello questo Filippucci. Era quale volata fa? Però preferisco che lo venga a mano, non fa vincere il panino ma una rete, no? Le perfette. La caccia di oggi. Abbiamo un tasca veglia da riparare ovviamente, un bulova con movimento bulova, un longin bellissimo, questo ve lo faccio vedere, con questo. Poi ho preso questo orologetto che voglio restaurare totalmente. Speriamo bene, ragazzi. Lo butto nella benzina e sul termosifone lo faccio ripartire. E ho preso questo orologio da tasca in argento che va restaurato. E in più abbiamo preso degli orologi dell'artista. Non è? Un artista napoletano della regione Campania, dove sono rappresentati Pulcinella, il Vesuvio. C'è Corologi Citizen, un quadrante Tiffany. Lo vendiamo 200 euro. No. Vai, un po' di là. E poi Seiko 009. Aspetta che arrivo, 6009, lo vendiamo 200 euro. No. Non è stabile. Abbiamo un mini Panerai. Bello, mamma mia. Viscont automatico. E dall'altro lato? Abbiamo un Sector. Abbiamo. Non sappiamo più cosa mettere. Bello questo. Bella col cinturino, è bello. Bello, così sì. Invece io oggi ho un Landron 48 e ho un Club 2000 certina. E colazione leggera. E poi ma quel veglia di ieri che ti ho detto alla posta. Ba-bam. La tasca. Ba-bam. Ho trovato Pissiano Mega anche con la cremina che esce fuori. Ma buono. Come sempre un'ottima caccia. Ottima colazione e ottima compagnia. Ma chi ha pagato? L'inarrestabile. Infatti il tempo com'è è un po' nuvoloso. Però non piove fortunatamente. Quasi. Vi ricordo che il 26 novembre abbiamo un evento New Old Stock a Torre Annunziata. Seguiteci sul canale, sul gruppo Facebook di Ad Hoc 2022 di MDM Vintage Orologi e iscrivetevi al canale. E il vintage domina. Ciao ragazzi. Ciao a tutti.